Se stai vedendo questo video, lo sto facendo l'ultima settimana di settembre. Tienene conto. E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Benvenuti in nuovo video. Allora, oggi facciamo una cosa un pochino particolare. Infatti, trapiantiamo le nostre fragole. Ora, non allarmatevi, so che molti di voi incominceranno a dire: le fragole in autunno? Mette, stai dando i numeri? Ebbene sì, le fragole si piantano in autunno. Le vedete di solito in aprile nei vari garden center, vivai o altro, anche nei supermercati, e quando dopo le piantate non vi fanno nessun frutto per una stagione. Questo perché le fragole non hanno abbastanza tempo di attecchirsi nel terreno e quindi dare i loro frutti. Quindi anticipiamo il loro trapianto proprio per evitare dopo una scarsa produzione del raccolto. Le fragole incominciano a entrare già in produzione verso marzo, aprile. Queste qua comunque sono varietà 4 stagioni, quindi continuano a dare il loro frutto. Le mettiamo comunque nel nostro terreno, avranno tutto l'inverno per comunque assestarsi. La fragola tendenzialmente non soffre troppo il freddo, appena partirà il primo caldo vedete che incominceranno davvero a scoppiare, prima generando un bel apparato vegetale e successivamente con i frutti. Dove le mettiamo? Utilizziamo l'orto rialzato per fare questo. Perché? Perché mi sono accorto che coltivarle in pieno campo faccio molta più fatica a controllarle, a gestirle, soprattutto nella gestione infestanti, innaffiatura, una serie di fattori, visto che l'anno scorso non è stata una grande soluzione. Quindi utilizziamo l'orto rialzato. Qua dentro che cosa c'è stato seminato l'anno scorso? C'era insalata, cipolle e rapanelli, cipolle e insalata, quindi sono tutti ortaggi assolutamente favorevoli e che non tolgono sostanze nutritive alle fragole, quindi possiamo dire che abbiamo un terreno abbastanza ricco. Insieme la settimana scorsa su 3 file ho piantato i grassei, che in italiano ora mi sfugge, praticamente sono un'insalata invernale, perché ha una consociazione abbastanza favorevole con le fragole, tenendo conto che appunto l'insalata la taglieremo e quindi rimarranno le fragole. Quindi nel giro di, spero, un mesetto vedremo insalata, fragole, insalata, fragole. Possiamo anche mettere in consociazione la cipolla con le fragole. Naturalmente le fragole le lasceremo in sede permanente, alterneremo solo le verdure, gli ortaggi appunto da taglio, o comunque come la cipolla che toglieremo prima che le fragole proprio conquistino tutto il letto. Le fragole sono abbastanza selvatiche e tendono a infestare per fortuna molto bene il terreno circostante. Questo però avviene quando si sono già sviluppate abbastanza, quindi nella prima fase di crescita dobbiamo riuscire a garantire il più possibile alle fragole un terreno abbastanza pulito. Potremmo pacciamare assolutamente, o possiamo fare un'altra soluzione, che è appunto quella di coltivare, quindi consociare altri ortaggi. Risolviamo anche così il problema dei lumacotti, i lumacotti che verranno prima attirati dall'insalata e poi solo successivamente dalle fragole. Comunque per i lumacotti ti ricordo che avevo fatto delle trappole che hanno funzionato, devo dire, al 90%, infatti le fragole erano comunque uscite abbastanza immacolate. Non perdiamo quindi altro tempo, andiamo a piantare le nostre fragole. Ti ricordo che le terrò a file invertite, quindi avrò 1, 2, 3, 4 file, perché nelle altre 3 ho già seminato l'insalata. Non perdiamo tempo, lavoriamo.
moltiplicare le fragole è molto ma molto facile. Basta infatti dividere in due la piantina. Questo procedimento però te lo farò vedere successivamente, perché non ti consiglio di dividere ora la piantina, perché la piantina dovrà affrontare l'inverno. Quindi a indebolire troppo la pianta è abbastanza rischioso. Il periodo migliore per moltiplicarla è quello proprio prima che parta, diciamo, la vegetazione, si riattivi tutto. Quindi stiamo parlando di febbraio-marzo. Naturalmente possiamo fare questo solo quando abbiamo delle piante comunque abbastanza sviluppate. Una piantina del genere è già stata divisa, provarla a dividere ulteriormente rischiamo di creargli problemi. Come stai vedendo, attorno a ogni piantina sto creando una cunetta. In mezzo a queste, dopo, vedi, le tirerò in modo abbastanza semplice, perché proprio qua in mezzo cresceranno le mie, la mia insalatina, i grassei, che non mi ricordo come si dice in italiano, un termine assolutamente dialettale, a Brescia li chiamiamo così. Comunque copro sempre molto ma molto bene tutta la piantina e vedo di non lasciare scoperte le radici. Soprattutto anche con l'innaffiatura starò attento proprio a rincalzarle il più possibile. Tieni conto che anche se dovesse arrivare una gelata pazzesca e dovessero rovinarsi le foglie, di sicuro le radici non presenteranno problemi nella maniera in cui sono ben sotterrate nel terreno. La terra era già stata lavorata e concimata con concime pellettato, quindi a lenta cessione. Le nostre piantine comunque richiedono sempre un apporto abbastanza ricco di azoto e potassio, però anche qua la concimazione ti consiglierei di farla un pochino più in là. È inutile concimarle ora che si stanno appunto preparando all'inverno. Io di solito, per dargli uno sprint un attimino più energico, soprattutto nel momento della rifioritura, quando ripartirà tutta la stagione, quindi stiamo parlando di marzo, di solito do del concime liquido, sempre naturalmente naturale e biologico, quindi a più veloce cessione, in modo tale che appunto quando ripartiranno gli do un pochino di sprint per avere una botta un attimino più forte. Le prime due file sono pronte, come vedi abbiamo i nostri canali in mezzo, ora vado a fare le altre due. Come noti, ho messo le nostre piantine su file, cercando di essere abbastanza preciso. Qualche piantina è stata proprio messa proprio al bordo, questo perché mi piacerebbe che trasbordassero e cadessero giù, proprio formando un bel cespuglione. L'idea è quella di arrivare all'estate prossima con proprio tutto pieno di fragole, dove non si noti neanche l'erba. Abbiamo poi potuto coltivarle in modo così attaccato e soprattutto mettendo dell'insalata da taglio, comunque delle erbe da taglio in mezzo, proprio perché sono erbe da taglio. Se mettete delle cipolle dovrete lasciare un pochino più spazio tra appunto una fragola e l'altra. Questo perché quando tirerete via la cipolla il rischio è di smuovere troppa terra e andare a disturbare, comunque danneggiando le radici delle fragole. Essendo insalate comunque da taglio, state pure tranquilli. L'obiettivo è proprio quello che vi dicevo, cioè cercare di coltivare più ortaggi insieme in modo tale che si difendano e soprattutto migliorino il gusto.
voglio anche farti vedere una variante che ho fatto con delle fragoline che mi sono autoprodotto. Sono non così grandi, così sviluppate, sono ancora piccole. Ho usato al posto della soluzione della consociazione tra ortaggi un tipo di pacciamatura, secondo me molto bello esteticamente, ma che di solito non si usa, ovvero ho usato la corteccia di quercia. Ultime due o tre cose che devi assolutamente sapere per gestire al meglio le tue fragole in questo periodo invernale. Le annaffiature sì, assolutamente sì, non troppe, quindi dipende naturalmente dalla giornata. Ti consiglierei comunque di farlo verso le 3 di pomeriggio. Le temperature in questi giorni non superano i 20 gradi, quindi farle in un momento in cui c'è ancora una buona temperatura permette alle nostre piante di non soffrire lo sbalzo di temperatura, cosa che magari possiamo avere alle 6, qua da noi incominciano a farsi 10 gradi, quindi sempre meglio dare da bere, ma stando attento. Le fragole, come ti ho detto, resistono benissimo alle temperature, te le puoi anche scordare. Darei un'affiatura abbastanza regolare nel mese d'ottobre, puoi coltivarle naturalmente anche in serra, questo qua aumenterà naturalmente i benefici, però dall'altra parte stai molto attento che dovrai dare delle innaffiature maggiori e stare attento che in serra le temperature non superano insomma i 25-30 gradi, cosa abbastanza ardua ancora per il periodo. Ultimissima cosa che mi stavo dimenticando, di sicuro qua sotto incomincerete a commentarmi dove trovo ora le fragole. Statemi ben attenti, nei vivai specializzati ce ne sono un sacco davvero in ogni città. Anch'io all'inizio pensavo che non ci fossero, basta cercare, quelli un attimino più fighi le vendono perché è il momento giusto per piantarle. I vivai, diciamo quelli più tendenzialmente commerciali, non le vendono perché la gente non capisce che vanno piantate ora. Quindi basta cercare, le troverai ancora per una decina, quindicina di giorni. Se stai vedendo il video e è gennaio o dopo gennaio, sappi che puoi già trovare le fragole, per esempio su Fratelli Ingegnoli, ti lascio il link qua sotto, puoi andarle a comprare, però loro le venderanno da gennaio in poi. Da aprile in poi naturalmente le troverai praticamente ovunque, quindi puoi coltivare le fragole in ogni arco dell'anno. Spero che il video ti sia piaciuto, ti sia stato utile, quindi ti chiedo un bel mi piace a questo video. Ti prego, aiutami a condividere il video per togliere questa cattiva usanza di piantare le fragole solo in aprile. Guardate che fare cultura non tocca solo a me, ma tocca anche a voi, ognuno di noi, quindi diffondete il verbo delle fragole e soprattutto cambiamo un po' di vecchia mentalità, ma soprattutto maleducazione, cioè educazione fatta male. Detto questo, dopo il periodo di cozzo, iscrivetevi al canale, me lo stavo dimenticando, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ora vado a piantare le cipolle e uscirà il video a breve. Ciao!